Montalbano fa il vuoto di ascolti dietro di sé, resistono solo Pio e Amedeo. Il successo schiacciante in fatto di ascolti della fiction di Rai 1 non fa quasi più notizia. Nel lunedì di Pasquetta Montalbano tiene a grande distanza la concorrenza e tra i concorrenti spicca solo il risultato di Emigratis, il programma di Pio e Amedeo che da settimane innalza sensibilmente la media di ascolti di Italia 1. In televisione, da anni, si ripete un fenomeno che oramai rischia di non fare più notizia, gli ascolti del commissario Montalbano. La fiction Rai nata dai racconti di Andrea Camilleri, è forse la più grande certezza nelle mani del servizio pubblico, vista la costanza con la quale riesce a portare nelle casse dell'azienda consenso, ascolti e, di conseguenza, introiti derivanti dagli incassi pubblicitari. Anche in occasione del lunedì di Pasquetta la fiction con Luca Zingaretti, seppure in replica, non ha affatto deluso le aspettative, confermandosi il programma più visto della serata e facendo registrare un distacco netto dalla concorrenza delle altre reti generaliste. Ottimo risultato di Emigratis, più di 18 punti percentuali di share e oltre 4,5 milioni di telespettatori separano gli ascolti del commissario Montalbano del 2 aprile dal risultato più che positivo di Emigratis su Italia 1, che per l'occasione diventa la seconda rete più seguita della serata. Segue il film Exodus dei Re, in onda su Canale 5. A seguire, nel dettaglio, gli ascolti di lunedì 2 aprile. Ascolti lunedì 2 aprile 2018 su Rai 1 il commissario Montalbano. Il sorriso di Angelica ha conquistato 6.575.000 spettatori, pari al 28,3% di share. Su Canale 5 Exodus dei Re ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori, pari al 10,2% di share. Su Rai 2 Boss in incognito ha interessato 1.428.000 spettatori, pari al 5,8% di share. Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 2.108.000 spettatori, 10,2%. Su Rai 3 Report ha raccolto davanti al video 1.222.000 spettatori, pari ad uno share del 5%. Su Rete 4 Sfida tra i ghiacci totalizza una MP di 761.000 spettatori con il 3,2% di share. Sulla 7 Atlantide Caravaggio, La Maledizione e la Luce ha registrato 443.000 spettatori con uno share dell'1,9%. TV 8 Nessuno mi può giudicare ha segnato l'1,8% con 453.000 spettatori, mentre su 9-1 Sceriffo Extraterrestre, Poco Extra e Molto Terrestre ha catturato l'attenzione di 261.000 spettatori, 1,1%.